Ok, questo è venerdì 15 di novembre. Faccio io. Le notizie del TG Ora, l'esplosione di numerosi colpi di pistola come per una stesa è stata segnalata nella notte dalla polizia a Napoli. Il fatto verso le 2.30 in Vico Gigatti. Sul posto si sono recate le volanti dell'ufficio prevenzione generale della questura di Napoli e gli agenti del commissariato Vicaria Mercato. A terra sono stati trovati ben 21 bossole calibro 9x21 e 4 ogive. Non si segnalano danni a persone o cose, secondo quanto riferito alla polizia. L'altra notte erano stati esplosi colpi di pistola in via Carbonara, mentre a terra era stato recuperato un bossolo di pistola calibro 9x21. Forse l'obiettivo di un probabile agguato è riuscito a sfuggire. E intanto il ministro degli interni Matteo Salvini è giunto stamane nella prefettura di Napoli, dove ha presieduto la riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Salvini, lo scorso 2 ottobre, nel corso della sua prima visita da ministro in città, promise che sarebbe tornato dopo un mese proprio per il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Ne presiederò uno al mese, affermò. Torno a Napoli dopo poco più di un mese, con alcuni piccoli ma positivi segnali, ha detto. In questo mese e mezzo sono stati allontanati circa 140 immigrati presenti nel quartiere Vasto. Abbiamo ridotto la presenza, occorre fare ancora, soprattutto sui controlli delle occupazioni abusive. Stiamo facendo passi avanti. Prima del comitato, il ministro ha incontrato alcuni preti della città. Non sapevo di essere proprietario come ministro dell'interno di oltre 800 chiese, della cui manutenzione sono il responsabile. Salvini è intervenuto anche sulla questione delle catacombe di San Gennaro, al centro di una polemica tra Vaticano e l'associazione che gestisce il sito, recuperando ragazzi a rischio, annunciando che andrà a discuterne con la Santa Sede. Ci facciamo carico di luoghi di culto, pensa si possa venire incontro, aggiunge il ministro dell'Interno, a realtà del territorio che fanno tanto. Bomboniere, confetti di pistola, confetti a forma di pistola e proiettili dorati per ricordare il giorno della prima comunione di un nipote, lo stravagante souvenir scoperto in casa di uno dei tre trafficanti di droga arrestati in un blitz dei carabinieri a Napoli. I militari della compagnia di Napoli Stella hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere emessa dalla GIP nei confronti di indagati residenti nei quartieri di Secondigliano e Mignano, ritenuti responsabili di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso delle perquisizioni per blocchi di edifici, svolte anche con i vigili del fuoco per la rimozione di porte cancellate, è stato trovato un minorenne evaso 2 mesi fa da una comunità in cui si trovava in esecuzione di una misura cautelare per rapina. È un 17enne del quartiere di Scampia che ha anche provato a fuggire calandosi da una finestra. L'indagine nasce dall'attività della stazione di Secondigliano per il contrasto allo spaccio nella masseria Cardone, una zona del quartiere di Milano ritenuta da sempre la roccaforte del clan Licciardi, dove il 18 luglio scorso i militari sequestrarono oltre 11 kg di hashish e 600 grammi di cocaina pura, nonché manoscritti contenenti numeri, nomi e sigle riconducibili all'illecita attività. Erano specializzati nel traffico di sigarette legalmente portate dai paesi dell'est e il loro giro d'affari era così imponente che il GIP di Napoli, contestualmente agli arresti, ha emesso un decreto di sequestro beni per 15 milioni di euro. Un'indagine della Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con il Servizio Centrale di Investigazione sulla criminalità organizzata di Roma, su delega della Procura di Napoli, ha portato 9 misure cautelari in carcere, di cui una con il beneficio dei domiciliari. La banda, facente capo a Francesco Sepe, 51 anni, Raffaele Tullio, 64 anni, era composta tra gli altri da diversi pregiudicati partenopei. I beni immobili, immobili registrati, complessi aziendali, rapporti finanziari sequestrati per un valore complessivo di oltre 15 milioni di euro sono frutto e reimpiego dei lucrosi proventi conseguiti grazie al contrabbando di sigarette. È stato accoltellato all'addome alle gambe e ora si trova ricoverato all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. Si tratta di un uomo di 35 anni, residente a Trento da Lucenta, ricoverato in gravi condizioni in ospedale dalle 8 di questa mattina. Non si esclude che l'episodio sia nato al culmine di una lite. Sul posto dell'accoltellamento si trovano carabinieri della stazione di San Marcellino, comune di residenza del fratello del ferito e di Trento da Lucenta. L'attore Ennio Fantastichini è da ieri sera ricoverato per una grave polmonite presso il reparto di rianimazione dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II. Il noto attore non è intubato, è cosciente e respira autonomamente, è sottoposto comunque a cure intensive somministrate dall'equipe del professor Servillo, che però non hanno voluto rilasciare dichiarazioni riguardo alla prognosi. E di nuovo amici del Unica per la giornata di appuntamento al prossimo TG. Venerdì.